Ciao Bibliofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto la recensione di Senza filtri di Lily Collins. Questo libro mi è stato gentilmente inviato dalla Rizzoli, sebbene sia edito da Fabio Editore, comunque fanno tutti parte di questo grande gruppo editoriale e ringrazio tantissimo la Rizzoli appunto per avermi mandato questa copia in modo da potervene parlare. Il libro è uscito in Italia il 28 settembre al prezzo di 15,90 euro e hanno mantenuto la cover originale, il titolo originale però tradotto in italiano in quanto il titolo appunto in inglese è Unfiltered. Inoltre c'è un sottotitolo in cui leggiamo: una vergogna, nessun rimpianto, soltanto me. Anche qui dietro c'è appunto la descrizione del libro, un'altra foto di Lily che mostra il suo primo tatuaggio con la scritta che vediamo ovunque quando si tratta di Lily Collins, ovvero Love Always and Forever. È appunto un libro che narra un po' di Lily Collins. Collins ha solo 28 anni, 27 quando aveva scritto questo libro, però ha comunque davvero moltissimo da raccontare, perché in questo libro, in queste 200 pagine, perché in realtà sono un po' di più ma sono molte pagine di ringraziamenti, quindi il libro effettivo sono 200 pagine, sono contornate anche di foto, quindi è davvero un libro abbastanza corto. Vedete, ci sono delle pagine in cui ci sono appunto le foto di Lily da sola o magari con qualche parente o amico. Appunto in queste pagine ci racconta tutto quello che le è successo in questi 27-28 anni di vita, tutto quello che le è successo di importante. Non è una vera e propria autobiografia, cioè non inizia con sono nata il e oggi sono qui il giorno tot, giorno X, ma Lily in molti capitoli, circa un 17 capitoli, va a raccontare capitolo per capitolo quello che per lei è importante, è stato importante nella sua vita, cercando di darci dei consigli meravigliosi. Io ho letto queste 200 pagine in pochissime ore perché lo stile è molto molto semplice. Sono sicura che Lily abbia fatto apposta a non usare paroloni, a non scrivere diciamo una prosa un po' più complicata, un po' più complessa, ma ha voluto che questo libro sia come una chiacchierata. Ecco, la sensazione che mi ha dato è stato proprio quello di ascoltare un'amica che mi sta raccontando di sé e mi sta raccontando le cose belle e brutte che le sono successe, cercando anche di darmi dei consigli, perché lei da questa esperienza ha tratto dei modi di vivere, dei consigli di vita, e mi è piaciuto appunto tantissimo il fatto che lei si rivolga alle ragazze e ai ragazzi giovani, adolescenti, in modo molto semplice, come appunto se stessimo chiacchierando al telefono oppure davanti a un caffè al bar. È stato veramente molto bello. Lily Collins ci parla di tutto, a partire dalle sue sopracciglia. Io seguo Lily da quando ho visto il suo primo film, ovvero Biancaneve, Mirror Mirror, con Julia Roberts. E io ricordo perfettamente che al cinema non sentivo altro che mormorare in sala: oddio, avete visto le sopracciglia, le sopracciglia, le sopracciglia, le sopracciglia. Tutti parlavano delle sopracciglia di questa povera ragazza che faceva Biancaneve come se fosse un grandissimo problema. Ma io la vedevo solo come una ragazza bellissima, perché per me Lily Collins è spettacolare, una bellissima ragazza. E il primo capitolo è proprio dedicato alle sue sopracciglia, alla sua caratteristica ormai. Pian piano poi ci parla delle relazioni che ha avuto, belle o brutte che siano, delle relazioni con ragazzi che avevano delle dipendenze, ci parla dei suoi problemi alimentari, in quanto ha avuto davvero moltissimi problemi alimentari, ci parla del rapporto con sua madre che è meraviglioso, ci parla del fatto che lei ama Harry Potter, del fatto che lei ama la Disney, ama andare nei parchi tematici, mi sono molto rivista in lei, ci parla delle sue amicizie, ci parla di sua nonna, ci parla di suo padre, del rapporto difficile che ha col padre. Sapete che il padre di Lily Collins è Phil Collins, un cantante e cantautore famosissimo, che però lui stesso presenta dei problemi, vuoi con l'alcol, vuoi con l'essere lontano dalla sua famiglia, in quanto i genitori di Lily hanno divorziato quando lei era molto piccola. Quindi lei ci parla del rapporto col padre, che non è assolutamente semplice ed è molto diverso da quello che invece ha con la madre. Ci parla davvero di tutte le esperienze positive e negative che ha avuto in questi anni di vita, che possono essere pochi ma che racchiudono all'interno veramente tantissime esperienze da cui lei ha tratto dei consigli meravigliosi. Io non sono una tipa che sottolinea i libri, le frasi, però veramente questo libro sarebbe tutto da sottolineare per le meravigliose scritte che ha all'interno, le meravigliose frasi che ha all'interno. E all'inizio di ogni capitolo
vediamo che c'è appunto una citazione scritta così di Lily. Sono veramente bellissime, tutte da incorniciare, tutte da avere come mantra della vita. Ci parla davvero di tutto, anche dei suoi stessi tatuaggi. È veramente stato molto bello leggere di lei, adesso capire ancora di più come può essere la vita di una persona che è figlia di genitori famosi, che è famosa, che ha vissuto dei problemi sia dal punto di vista di relazioni sia dal punto di vista di disturbi. È stato veramente, ripeto, come ascoltare un'amica traendone dei buoni, buonissimi consigli. Io ve lo consiglio, anche se non seguite Lily Collins, secondo me è un buon libro per riflettere moltissimo. Partendo da quello che ha vissuto Lily, si può arrivare invece a pensare alla propria vita e capire che magari quello che sta facendo Lily per rialzarsi o che ha fatto per rialzarsi è quello che dovremmo fare anche noi. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Io ve lo consiglio perché è una lettura semplice, leggera, eppure allo stesso tempo molto bella e piena di significato. Lo leggerete davvero in pochissimo tempo, però sarà come appunto essere usciti e aver avuto ottimi consigli da qualcuno a voi vicino. Quindi io ringrazio ancora la Rizzoli Fabbri Editore per avermi mandato questa copia, la conserverò con molto molto amore perché mi è piaciuto molto e sono contenta di aver chiacchierato anch'io con Lily. Fatemi sapere se voi avete letto il libro, se vi è piaciuto, se volete leggerlo, volete altre informazioni, chiedetemele qui sotto, vi lascerò il link per acquistarlo appunto nell'info box insieme ai link dei miei vari social e noi ci vediamo al prossimo video.